Signore, buongiorno a tutti o buon pomeriggio. Siamo orgogliosi ed onorati di questa nuova situazione che il Catacalcio si viene a trovare. Purtroppo si chiude un capitolo, se ne inizia un altro. Intanto voglio ringraziare il mister Peppe Balsamo per quello che ha dato, sicuramente qualcosa alle Catacalcio. Purtroppo la legge del calcio sappiamo quello che è, si gira pagina, si va avanti. Oggi presento il mister Pippo Romano, che conosciamo tutti, non sono io a mettere in gioco, quindi si va avanti, siamo qua, dobbiamo tirarci fuori da questa situazione di classifica con la massima collaborazione chiaramente del mister Pippo Romano e del suo secondo nome, Fabio Contrada, scusate, non ricordavo, e siamo qua. La parola al mister o al direttore. Devo chiedere a Romano se aveva già visto giocare la squadra, se ha chiesto alla società dei giocatori. Allora, io non ho mai visto giocare la squadra, non sono mai venuto al campo a vedere le partite. Tutte le mie relazioni in funzione dell'ICATA e delle squadre avversarie venivano fatte dal mio assistente Fabio, e mi dava indicazioni per quanto riguarda sia l'ICATA calcio che le squadre avversarie. Sì, con la società abbiamo parlato anche del programma che si andrà a fare da qua alla fine del campionato. È chiaro che abbiamo parlato un po' di tutta la situazione, sicuramente qualche cosa metteremo dentro in questo organico, perché abbiamo bisogno anche di un po' di qualità, però sicuramente non andremo a sforare quello che è la situazione del budget dell'ICATA. Sicuramente c'è da lavorare tantissimo. Sono convinto che questa è una buona squadra che possa arrivare tranquillamente all'obiettivo prefisso all'inizio stagione. È chiaro che la situazione in questo momento non è assolutamente bella, però attraverso il lavoro, attraverso la spinta di tutti possiamo salvaguardare questo patrimonio importante all'ICATA. Io dell'anno scorso voglio parlare poco, pochissimo e niente. L'anno scorso sono arrivato con un entusiasmo devastante, dove pensavo di poter fare un triennale con la società per arrivare a traguardi importanti. Tutto questo non è accaduto, ma questo non significa che il mio ritorno non sia entusiasmante, anzi ancora di più, perché credo che il ICATA calcio e la città di ICATA ha patito tanto negli anni, categorie inferiori a questa, e non voglio assolutissimamente che questa società e questa gloriosa città ritorni a calpestare campi che non gli appartengono. No, non abbiamo parlato, abbiamo fatto così un abbozzo, e gli ho detto alla società che ho bisogno di 2-3 giorni per valutare quello che ho in organico, e da lì poi vedrò se c'è in qualche reparto da mettere qualche tassello o meno. Però è chiaro che, come ho detto prima, qualcosa sicuramente metteremo dentro. Tifosi, diciamo di starci vicino, perché l'ICATA è patrimonio di tutti, gli allenatori vengono, vanno, i direttori sportivi vengono, vanno, i presidenti vengono, vanno, però la società e l'ICATA calcio resta sempre. Non perdiamo questo patrimonio, stiamo tutti vicini, compatti, perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo. A livello tattico cambierà qualcosa rispetto a... Prima devo vedere alcuni giocatori che non conosco, conosco parecchi giocatori ma qualcuno non lo conosco, tipo gli under non li conosco, non so che caratteristiche hanno, voglio vederli sul campo e poi valuterò.
valuterò qual è l'atteggiamento giusto. Sicuramente ci deve essere una squadra sempre equilibrata, organizzata, e che la priorità in questo momento, oltre ad esprimere secondo me un buon calcio, la priorità è fare punti e rialzarsi in classifica. Secondo le indicazioni avuto c'è da lavorare più io credo che poi le relazioni sono state sempre ben dettagliate, nel senso che la squadra, mi è stato detto parecchie volte che ha sprecato tanto e alcune volte ha subito degli episodi così sfavorevoli, però voi lo sapete meglio di me, ci sono passato anch'io l'anno scorso parecchi episodi sfortunati che avevamo, poi alla mia occasione ci facevano gol e perdevamo le partite. Quest'anno l'andazzo o l'andamento è stato sempre pressoché come l'anno scorso, perciò c'è da lavorare sicuramente. Non so se è un fatto fisico, un fatto mentale, ma lo valuteremo attraverso il lavoro questo. Il tallone d'Achille in questa prima gara sembra che sia la difesa. Pensi di fare già da subito qualche cambiamento, qualche verifica, o prima fare qualche verifica e poi qualche cambiamento? Ma la difesa, io non credo che poi si deve additare soprattutto quando dite difesa e reparto difensivo. Credo che una buona difesa sia la difesa di tutta la squadra. Evidentemente se la squadra ha subito tanti gol, probabilmente non è stata solamente colpa del reparto, ma credo che tutta la squadra ha difeso male in certi frangenti. Una domanda a Fabio. Ritorno con una veste diversa rispetto a come prima eravamo abituati, e torno con grande entusiasmo, grande euforia, orgoglioso ed onorato di far parte intanto in primis di questo staff con il mister che ha avuto fiducia in me, e poi per quanto riguarda il mio onore per la società, per i tifosi, perché essendo licatese la mia è anche una responsabilità maggiore, spero insomma di toglierci qualche soddisfazione tutti assieme. Ieri abbiamo parlato col mister, come diceva poc'anzi il mister, che ha bisogno giustamente di 2-3 giorni di prendere la situazione in mano, di valutare sia i senior che i juniors. Poi dietro indicazione del mister, se ci sarà da fare, da mettere dentro qualcosa, logicamente per il momento possiamo agire solo sul mercato degli svincolati. E aspettiamo questi 3 giorni e poi la società si è messa a disposizione del mister per eventuali innesti. Io vorrei ringraziare anch'io il mister Balsamo e il mister Lillo Licata per quello che hanno dato a Licata, a Licata Calcio dal 31 luglio a domenica scorsa, però nel calcio purtroppo ci sono delle regole che non abbiamo inventato noi. Il mister domenica, dopo la mancata vittoria, ha deciso di rassegnare le dimissioni. La società mi ha chiesto di cercare il sostituto. Logicamente la scelta è caduta su mister Romano, perché secondo me è la migliore scelta che poteva fare questa società, prima per la professionalità di mister Romano, poi perché sono pienamente convinto che conosce la squadra, sia quella dell'anno scorso che con questi innesti che sono stati fatti quest'anno. Penso che ci sia solamente da lavorare, avere un po' di pazienza, e logicamente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno nel calcio, però siamo pienamente convinti che con il lavoro riusciremo a tirarci fuori da questa situazione di classifica. Presidente, ieri ha detto, in queste circostanze, ha detto che non era Balsamo il problema, voi
può chiarire meglio il concetto? Certo, è chiaro che non si può addossare la colpa solo ad una persona, perché è chiaro che ci sono anche delle responsabilità da parte della squadra, magari pure nostre, della dirigenza. Mister Romano è qua per questo, per chiarire dove sono i problemi e cercare di tirarci fuori. Io volevo concludere ringraziando la società per avermi dato questo incarico, questa occasione per ritornare a Licata e lavorare. Voglio fare un appello sicuramente anche a voi giornalisti di starci vicino e di aiutare la squadra, perché in questo momento la squadra ha bisogno solamente di essere aiutata e non demolarizzata. Posto? Grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti.